L'attività da calzolaio, da ciabattino, viene imparata da ragazzino quando si andava a bottega ancora, mentre si faceva le medie, si andava anche a bottega come si faceva una volta. E nell'arco della vita mi capitò di prendere un'attività che ripresi ancora a fare il calzolaio, come quando allora che dicono impara l'arte e mettila da parte, mi viene buona dopo nel tempo. E così sono già tanti anni che pratico questa attività qua da calzolaio e penso che mi porti anche alla pensione. Per i giovani è un mestiere questo qua che purtroppo sta scomparendo per tanti motivi, anche perché non c'è più il lavoro come 20 anni fa, diciamo, da calzolaio, da ciabattino, per tanti fattori, dalla concorrenza cinese, diciamo, che ti trovi sul mercato delle scarpe a 10 euro che nel frattempo se le fai riparare ti costano anche di più, ecco, anche perché è calato molto anche il lavoro da calzolaio, almeno diciamo a livello locale dove ci troviamo noi. Fare un mestiere del genere che a livello finanziario, diciamo, non è che ti dia una grande soddisfazione, salvo che sia abbinato a un altro mestiere a livello commerciale, chi vende delle scarpe nel frattempo fa il ciabattino, ripara, o se no fa l'arrotino e poi fa il calzolaio. Non credo che fare solo il ciabattino ti faccia ecco, far saltare fare uno stipendio da vivere con una famiglia, quello è il problema. Salvo che uno non faccia un salto di qualità che è molto difficile, altrimenti occorre, diciamo, a livello finanziario dei buoni investimenti, non dico a livello industriale, ma non solo riparare, ma anche prodotti di alta qualità, far direttamente anche la scarpa. Una volta, diciamo, si lavorava in modi diversi perché c'era la forma di legno, c'era anche che costruivi direttamente anche la scarpa e dalla tomaia, la tomaia, diciamo, alla forma di legno, allo spago, facevi tutta a mano, che adesso è a livello industriale quei lavori lì. Adesso si ripara solo, diciamo, uno non butta via un paio di scarpe che manca solo un tacchettino, ed è giusto che sto mestiere qua qualcheduno la prendesse anche in mano, diciamo, perché non si può aver speso 100 euro per un paio di scarpe che occorre un pezzettino di gomma la devi buttare via, perché nessuno più lo fa. Però sono mestieri che stanno scomparendo.